Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Anche se è stata spostata avanti nel tempo, questa è la settimo video del metodo delle 5 stanze, serve a chiudere l'argomento. È stato spostato avanti nel tempo perché ho voluto fare quella specie di miniserie monografica sul tesoro. Però prima di chiudere definitivamente l'argomento metodo delle 5 stanze, mi sembra interessante fare un video di conclusioni finali e soprattutto un video in cui andiamo a parlare di come prendere il metodo teorico e arrangiarlo e deformarlo per fare in modo che vada incontro alle vostre necessità come master. Non perdiamo altro tempo, andiamo a vedere come adattare il metodo. Il metodo delle 5 stanze nella sua natura è concepito per essere il più generico possibile, in modo da potersi adattare a qualunque tipo di storia qualcuno voglia raccontare. Questo è il suo grande pregio, però anche il suo principale difetto. A meno che le vostre quest non siano estremamente lineari e estremamente commerciali, mettiamola così, è molto probabile che non riuscirete a far stare tutto quello che volete nel metodo delle 5 stanze. Ci sono naturalmente ampie possibilità di rimaneggiarlo e riadattarlo per crearvi il vostro personale metodo delle 5 stanze da usare in generale, o magari un metodo diverso per ogni gioco che approcciate o per ogni stile di gioco che approcciate. Molti sistemi di gioco sono infatti specificatamente pensati per raccontare un determinato tipo di storia. Il master potrebbe quindi adattare, aggiungere o togliere stanze in base al tipo di storia che sta narrando, in base al tipo di storia che il gioco che sta utilizzando gli permette di raccontare. Ad esempio, nelle varie incarnazioni del gioco di ruolo del richiamo di Cthulhu, il gioco è basato sui racconti orrorifici di Howard Phillips Lovecraft e fondamentalmente la sua tematica portante è che esistono cose nell'universo che l'uomo non dovrebbe mai conoscere, perché rendersi conto di quanto sia insignificante la figura dell'uomo rispetto a quella del resto dell'universo e conoscere i misteri alieni antichi degli dei esterni e via dicendo porta inevitabilmente le persone alla follia. Sia la tematica del gioco sia proprio i meccanismi, il regolamento stesso del gioco fanno in modo che gli avventurieri tendano a cercare di evitare in ogni modo possibile lo scontro con gli orrori da oltre lo spazio che normalmente sono dietro i misteri su cui loro vanno a indagare. Il master potrebbe quindi ritenere che la stanza del climax dello scontro sia inappropriata per quel genere di avventure e toglierla o sostituirla con altro, tipo la stanza della fuga e della follia, immagino. Allo stesso modo, un master che sta portando avanti una campagna nel D20 System particolarmente ignorante, basata sull'entrare nei dungeon, uccidere qualsiasi cosa si muova, prendere il tesoro e uscirsene, evidentemente non ha bisogno di una stanza dedicata all'enigma o all'interpretazione, anzi, in uno stile di gioco del genere sarebbe persino controproducente, perché interromperebbe l'azione, abbasserebbe il tono dello scontro e magari lui vuole che i suoi giocatori vadano avanti a picchiare e che gestiscano principalmente lo scontro tattico e non quello ruolistico. Un'altra delle modifiche più comunemente apportate è quella di variare il numero delle stanze e il loro tipo in base al numero e al tipo dei membri del party, facendo in modo che ogni avventuriero abbia una stanza in cui lui possa eccellere
In questo modo il master evita che alcuni personaggi diventino preponderanti rispetto ad altri. Per un party di Dungeons & Dragons, per esempio, il master potrebbe prevedere una stanza magica in cui siano necessarie le conoscenze mistiche e metafisiche del mago o del chierico. Una stanza in un combattimento in un corridoio stretto in cui il guerriero con scudo a torre possa effettivamente ergersi a bastione del party, e magari un percorso in cui bisogna trovare tracce all'interno dell'antica foresta in cui il ranger o il druido possano sfruttare le proprie abilità di classe. È anche possibile unire più stanze assieme in modo da costringere il gruppo a lavorare in sinergia ed evitare così che mentre un personaggio risolve la stanza, gli altri stiano fermi a guardarlo. Magari il tecnico del gruppo deve hackerare il sistema informatico della megaditta, ma può farlo solo dall'interno, quindi mentre lui sta hackerando, i combattenti del party devono tenergli lontani i robot della sicurezza che sono arrivati per impedirglielo. In questo modo tutti i membri del party stanno effettivamente facendo qualcosa di utile per superare la stanza e nessuno rimane bloccato a guardare un altro che tira dadi fin quando non arriva il suo turno. Nulla impedisce al master di usare più stanze dello stesso tipo all'interno dello stesso dungeon, sia per esigenze narrative, sia per adattarsi a particolari stili di gioco che lui vuole inserire o che il suo party normalmente adotta. Una quest investigativa, un racconto giallo, potrebbe avere molte stanze dell'enigma e dell'interpretazione in cui i giocatori raccolgono gli indizi, interrogano i testimoni. Ognuna di queste stanze è basata su un aspetto particolare della stessa indagine, un aspetto diverso, ma che conducano tutte allo stesso mistero. Questo potrebbe essere fatto anche per venire incontro a specifici aspetti del regolamento che state usando. Ad esempio, Rogue Trader è uno dei giochi di ruolo della serie del Warhammer 40.000 che cito spesso. In Rogue Trader il party interpreta il coraggioso equipaggio di un'astronave che esplora le frontiere pericolose dell'universo del 41° millennio. Il gioco ha fondamentalmente due set diversi di regole per il combattimento. Uno per il combattimento dei personaggi contro altri personaggi che prevede la mischia, le fucilate, le granate, quelle cose lì, e poi tutta una serie di regole per il combattimento diverse in cui è previsto il combattimento tra astronavi e astronavi, in cui i personaggi attivano i vari sistemi della loro astronave per cercare di sconfiggere l'astronave avversaria. Una quest basata su quel manuale potrebbe prevedere sempre il doppio delle stanze dell'imprevisto e il doppio delle stanze dello scontro, perché il master vuole che ci siano sempre sia scontri a piedi, o comunque sia scontri in prima persona, sia scontri di astronavi che combattono tra loro nello spazio. Come considerazione finale, posso dire che il metodo delle 5 stanze è una maniera molto facile e veloce per andare a creare la storia che poi dovrete masterare nella vostra avventura. E naturalmente può essere utilizzato per creare sia dungeon veri e propri, sia serie di incontri collegati, questo l'abbiamo già detto. Io personalmente lo trovo molto utile quando mi serve o creare un'avventura che faccia da ponte tra altre due avventure, sapendo già come inizia e come fondamentalmente finisce l'avventura, fare le stanze in mezzo è molto più semplice. O quando mi serve creare velocemente qualche avventura relativamente corta, magari una one shot o qualcosa che duri solo 3-4 sessioni, rende molto più facile focalizzare le idee e usare il metodo del dungeon.
se state preparando avventure o anche proprio veri e propri dungeon molto lunghi, probabilmente il metodo è limitante. È però ottimo se siete dei master alle prime armi, dovete ancora farvi le ossa, vi permette di creare qualcosa che sicuramente è alla vostra portata, avendo uno schema di riferimento con cui confrontarvi costantemente per creare le vostre prime quest, che non sono delle cose esagerate. Come master con qualche anno in più di esperienza, comunque lo trovo utile, soprattutto quando devo mettermi proprio all'inizio la scrittura di una quest molto lunga, qualcosa che durerà anni, anche quando devo cominciare a scrivere i dettagli di un'ambientazione, cose del genere. È normale avere centinaia di idee slegate, sarebbe bello fare questo, sarebbe bello fare quello. Ah, potrebbe esserci quel mostro, ah, potrebbe esserci quella razza, ah, potrebbe esserci quel pianeta. Una cosa che faccio io è scrivermi tutte queste idee slegate, avere sempre a disposizione un blocco a scrivere è molto utile in questi casi. Una volta che ho riempito 2 o 3 fogli di idee slegate, comincio a dividerle e a raggrupparle in base a quale idea sarebbe migliore come determinato tipo di stanza. In questo modo, in pratica, vi siete appena autoprodotti abbastanza materiale da riempire una mezza dozzina di dungeon che un po' vi aiuteranno a focalizzare il vostro intento narrativo, cioè di cosa voglio andare a parlare in questa quest, quale sarà l'ambientazione di questa quest. E un po' le idee così raggruppate vi serviranno quando dovrete poi, durante la campagna, effettivamente creare le missioni, creare i dungeon, avete già una riserva di idee fissate che potete prendere, montare tra di loro e sputare fuori il dungeon in un paio di giorni di lavoro. Con questo video finisce anche questa seconda serie delle fondamenta del dungeon. Adesso riprenderò con la programmazione regolare, devo riprendere anche il D20 System. Più avanti vedremo di spiegare qualche altro metodo, magari di fare qualcosa. Ditemi voi, possiamo anche cominciare a parlare delle cose difficili, cioè la narrazione vera e propria, come scrivere una storia. Fatemi sapere voi se volete andare avanti con gli argomenti più difficili o se è meglio parlare prima di qualcos'altro, avete domande, avete dei metodi che volete conoscere o anche avete dei metodi che volete consigliare. Come sempre usate l'area di discussione qui sotto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Io sono il Master Kai e noi ci rivediamo al prossimo video.